Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco e ben ritrovati in questo nuovo video di Minecraft nel server Magic Romania in modalità Surprise. In questo caso ci troviamo in un nuovo episodio. Come noterete un po' dall'inventario, ho sia queste bombe che questo disenchant, però c'è appena ritirato sia il disenchant che stato. Vi faccio sentire dire che non sto mentendo, anche che farà appositamente il kit. Utilizzate questa casa, non ripositare il disenchant domani, mentre il kickstart è appena tra 5 ore, 55 minuti circa, giù di stiamo in più. In questi giorni che ho usato on camera, che non ho registrato, sono riuscito a fare un po' di cose, prendere quest'altro piccone Dark Vip, questa Star Vip. E infine questo piccone Ultimate che ha due enchant, cioè Tile e Disc, che andremo a togliere in questo caso grazie anche al disenchant, e qui anche queste altre due belle cosette insieme anche ad altre crit che andremo ad aprire in seguito. Ovviamente inizieremo subito ad andare a togliere le varie disenchantare il piccone. Dunque andremo a togliere tile e ora rimarrà disco, e abbiamo appena tolto due enchant, abbiamo recuperato in questa maniera altri 800 token. Nel frattempo ripariamo anche questo piccone che c'è stato un token, e temporaneamente l'appoggio qui perché grazie a questi altri gettoni piano piano ci stiamo avvicinando sempre di più, anche ad arrivare a 10.500 gettoni per poter fare anche la key mining 3. Speriamo anche di riuscirci a farlo, ma piano piano nel frattempo prenderemo anche queste crit e apriremo direttamente con voi. Ve lo ci dirò ovviamente dopo il video. Spero anche che non diventi troppo lungo, spero anche che non sia noioso. Cercherò di non rendere anche troppo prossimamente più o meno uno stile simile che ho mantenuto in alcuni video, cercherò di non far durare troppi minuti. A tra poco. Eccoci qui ragazzi, nel frattempo abbiamo appena finito, abbiamo recuperato anche quest'altra bella kit Dark Whip, per prendere molto velocemente. Ed è un'ottima cosa aver recuperato quest'altro kit che ci sarà davvero molto molto utile. Nel frattempo appoggiamo qua le cose, qua appoggiamo invece c'è un po' tutto quanto, prendiamo questa cosa delle bombe che andremo al poi il warp, sto vedendo giusto uno ed è il warp T, però non si sa se vado al warp W, giusto per evitare di togliere varie cose warp T, mentre c'era solamente gold, massimo andremo a seguito, però non penso proprio, per evitare si sa di togliere troppe cose. Speriamo di riuscire prendere anche moltissimi gettoni, anche perché ci terremo molto anche a prendere la key mining 3, non peraltro, anche perché davvero molto molto utile proprio per continuare a allenare più velocemente e nello stesso tempo riusciremo anche a fare un po' più di cose. Ovviamente non ci esplodiamo anche perché potremo molto probabilmente fare anche un bel run trap. Sì, in effetti potremmo fare tranquillamente un run trap per siamo arrivati al warp X. Dunque faremo direttamente al segno pull e faremo direttamente il comando PV1, li metteremo direttamente ovviamente andremo al warp X e ritroviamo in questo caso diamanti. Solamente dunque ci sarà un po' più facile, anche perché ci vorrà un po' più di tempo per riempire anche tutto l'inventario, però allo stesso tempo ritroveremo piano piano anche questi altri tirati block che insieme alla key mining come enchant riusciremo a
a prendere molti token nello stesso momento, mentre recupera qualcosina in più per cercare di rankare facilmente. Per esempio, nella chiama ritroviamo anche lo speed del enchant, perché ci sarà molto molto utile, cioè proprio per poter anche arrivare ad avere qualcosina anche più forte anche nello stesso momento, sperando anche di riuscire a fare sempre meglio ottime cose. Dunque noi ci vedremo tra poco, appena avrò scalato molto qui alla Warp Pizza, proprio per cercare di recuperare sante dei token, sperando. Noi ci vediamo tra poco. Eccoci qui, grazie a raccolto evento tanti token che mi assicura una ferita, vedendo il dente in alto a sinistra tra produzione di gettoni, che abbiamo oltre 11.000 gettoni, cioè mancherebbero circa 200 gettoni, avremo 12.000, rimanca 6 gettoni. Lucky Mining 3, questo caso faremo un bello screen anche di questo bello piccone, e allo stesso tempo un po' anche di questo bello warp, almeno se riuscite ad arrivare a warp X anche tranquillamente senza proprio avere troppe difficoltà. Nel frattempo continuiamo a raccogliere anche un altro po' di gettoni, però non resteremo tantissimo, anche perché ormai siamo riusciti anche sia ad entrare e a prendere un potenziale, un enchant davvero ottimo, ma c'è di suo. Proprio perché è veramente ottimo questo enchant. Di conseguenza riusciremo anche a stare un po' tranquilli, e almeno riusciremo almeno di più ad avere una determinata rancio, perché almeno ce l'abbiamo fatta senza proprio perdere chissà quanto tempo. Nel frattempo abbiamo ripreso anche un troppo, poi continueranno off camera a scavare in modo tale anche da riuscire a prendere altri token per arrivare a mettere la key mining 4, cioè proprio la più forte, cioè di la key mining proprio il livello anche più alto di tutti. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordo che se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividere il video, di aggiungere i preferiti, di commentarlo e di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare le notifiche. Noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao a tutti!